E presso la Camera dei Deputati in settimana è stata presentata la relazione annuale del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali Francesco Pizzetti. Ce ne parla nel suo servizio Milena Manicone. È stata presentata presso la Sala della Lupa della Camera dei Deputati la relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali. L'autorità ha tracciato un bilancio sull'attività svolta nel corso del 2010, indicando le linee d'azione che è necessario adottare per tutelare la privacy dei cittadini, soprattutto nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Nel discorso sul rapporto di fine anno, il garante della privacy Francesco Pizzetti ha posto l'attenzione sul capovolgimento di prospettiva che vi è stata negli ultimi anni nella tutela della riservatezza personale dei propri cari. Un diritto messo sempre più a repentaglio dall'utilizzo di nuove forme di comunicazione, come social network e blog, che invece spingono ad una continua esposizione di sé e dei propri amici. Un esibizionismo a volte privo di consapevolezza, soprattutto nel caso dei minori, con tutte le conseguenze che questo comporta. Viviamo nel mondo dell'autoesposizione e della trasparenza globale, ha sottolineato Pizzetti, che sta diventando, senza che ce ne accorgiamo, quello del controllo globale. Un mondo dove il diritto alla riservatezza e quello all'oblio possono essere considerati come una limitazione al diritto di conoscere e sapere. Il presidente dell'autorità ha posto l'attenzione sui rischi connessi all'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici che ormai racchiudono gran parte della nostra vita. In particolare Pizzetti ha fatto riferimento agli smartphone e ai rischi connessi ai sistemi di geolocalizzazione che permettono a soggetti esterni di conoscere le informazioni che memorizziamo nei nostri cellulari di ultima generazione. Una fuga di dati di cui non abbiamo né consapevolezza né controllo, ha precisato il presidente, dal momento che utilizzando gli smartphone agiamo ogni giorno come pollicino che dissemina i sassolini per segnare ogni spostamento. Nonostante questi rischi, ha continuato il garante della privacy, l'evoluzione delle nuove tecnologie non deve essere fermata né ostacolata, ma regolamentata a garanzia di tutti. Per questo motivo l'autorità garante dei dati personali sta predisponendo una serie di azioni che mirano a informare gli utenti a fare un uso consapevole delle tecnologie. Il presidente dell'autorità ha proposto anche in questo campo l'adozione di un'informativa di rischio, analoga ad esempio a quella utilizzata per l'uso dei farmaci. E adesso parliamo di infanzia perché il Senato ha approvato all'unanimità il decreto legge che istituisce l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. È un decreto bipartisan fortemente voluto dal Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna e dalla relatrice del provvedimento che è Anna Maria Serafini. Vediamo il servizio. Con voto unanime, l'Aula del Senato ha approvato definitivamente la legge che istituisce l'autorità garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Si tratta del decreto legge numero 2631. Tra i compiti principali, quello di verificare e controllare sui diritti dei ragazzi, di richiedere informazioni ed effettuare visite, sempre nel rispetto della legge sulla privacy, ai fini della tutela dei minori, sia a soggetti pubblici che privati. Il decreto legge recentemente approvato dà finalmente attuazione alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, che prevede l'istituzione di un'apposita autorità garante. La sede della nuova authority, il cui presidente dovrà essere nominato d'intesa fra i presidenti dei due rami del Parlamento con un mandato di 4 anni, dovrà essere messa a disposizione dalla presidenza del Consiglio. Il mandato del presidente dell'autorità sarà rinnovabile una sola volta. L'autorità sarà finanziata dalla presidenza del Consiglio stessa. Al garante verrà affidato il compito di verifica e controllo sui diritti di bambini e ragazzi. Inoltre, presiederà la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza, insieme ai già presenti garanti regionali, allo scopo di promuovere l'adozione di linee d'azione comuni ed individuare tipologie di scambio reciproco di dati. Tra le funzioni che potrà esercitare il garante ci sono anche la garanzia dell'applicazione dei diritti sui minori alla promozione di attività sinergiche, sia per quanto riguarda l'attuazione di convenzioni internazionali, sia con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza su temi di tutela e diritto dell'infanzia e dell'adolescenza. L'autorità potrà anche esprimere pareri su decreti legge e atti legislativi del governo sul tema.
Il TAR del Lazio ha confermato la multa stabilita dall'antitrust per Power Balance, la società che commercializzava dei bracciali al silicone dai presunti effetti benefici. Servizio di Milena Manicone. Promettono effetti positivi su equilibrio, forza e resistenza fisica. Sono i braccialetti di tendenza della Power Balance, la società già multata dall'antitrust nel dicembre 2010 per pratica commerciale scorretta. Adesso anche il TAR Lazio ha confermato la sanzione di 300.000 euro per l'azienda produttrice dei variopinti braccialetti dai presunti influssi benefici. I giudici amministrativi hanno depositato la sentenza con la quale hanno respinto il ricorso presentato dall'azienda. Nelle motivazioni il Tribunale amministrativo ha sottolineato la mancanza di veridicità, correttezza e attendibilità delle informazioni fornite sui prodotti distribuiti, dal momento che non vi è nessuna documentazione scientifica che può supportare quanto viene pubblicizzato. La scorsa estate i bracciali Power Balance erano diventati un accessorio di gran moda presso sportivi e persone comuni grazie ai messaggi pubblicitari che ne esaltavano gli effetti positivi. In particolare il braccialetto sarebbe stato in grado di migliorare il rendimento atletico grazie alla sua capacità di influire in maniera positiva su equilibrio, forza e resistenza delle persone che lo indossavano. Un messaggio distorto, secondo l'autorità garante per la concorrenza del mercato, che poteva ingannare i consumatori, in quanto non supportato da nessun riscontro scientifico. Per questo motivo l'antitrust, oltre a multare la società, aveva chiesto alla Power Balance di pubblicare una rettifica del messaggio pubblicitario sui siti internet su 3 quotidiani nazionali. I giudici del Tribunale amministrativo hanno messo in evidenza che anche l'Istituto Superiore di Sanità ha dichiarato che i presunti effetti benefici dei bracciali sul rendimento fisico non hanno nessuna documentazione scientifica. Inoltre il TAR Lazio ha rilevato che l'azienda non ha rettificato il messaggio pubblicitario come era stato richiesto dall'antitrust, continuando così a perseverare nella pratica commerciale scorretta. Apriamo la pagina degli esteri e andiamo in Francia, dove il Tribunale di Parigi ha fissato, nelle settimane che vanno dal 5 al 23 settembre, le udienze per il processo all'ex presidente francese Jacques Chirac per i falsi impieghi al Comune di Parigi, quando era sindaco della capitale fra il 1977 ed il 1995. Come ricordiamo, il 20 maggio scorso la Corte di Cassazione aveva respinto l'istanza di costituzionalità avanzata dai legali dell'ex presidente della Repubblica. Dopo l'estate, dunque, Chirac dovrà rispondere del suo operato davanti ai giudici parigini. E andiamo invece in Ungheria, dove è stato firmato un emendamento al codice di procedura penale. Questo emendamento conferisce più poteri alle procure e alla polizia. La proposta è arrivata per accelerare i processi che attualmente sono troppo lenti, ma ha suscitato le proteste dell'ordine degli avvocati. Vediamo perché in questo servizio. La maggioranza conservatrice del Parlamento ungherese, guidata dal primo ministro Viktor Orban, ha presentato, dopo la riforma della Costituzione avvenuta nell'aprile scorso, una proposta di riforma della giustizia. La proposta è stata firmata dal presidente della Commissione Giustizia in Parlamento, István Balczai, e riguarda, in particolare, la modifica al codice di procedura penale, in base alla quale la polizia potrà fermare chiunque per 5 giorni anziché per 3 ore, così come prevede attualmente il codice, e per 48 ore senza nessun intervento di un giudice oppure di un avvocato. Verranno poi conferiti anche più poteri alle procure, le quali avranno la facoltà di presentare l'atto di accusa presso un tribunale di loro scelta. Balczai ha motivato la proposta con la volontà di risolvere il problema della lentezza dei processi che attualmente, nell'opinione del governo, sono troppo lenti. Ma la parte più importante del pacchetto giustizia riguarda anche la nomina dei rappresentanti delle più alte cariche all'interno delle corti e la lunghezza dei loro mandati. Sono stati infatti registrati molti casi di corruzione e di conflitto di interessi in molti processi. La riforma punta dunque non solo ad amplificare i poteri della polizia, ma soprattutto a mettere in rilievo la responsabilità dei giudici, la loro efficienza e la loro
loro indipendenza. L'Ordine degli Avvocati ha protestato contro la modifica, che adesso però dovrà essere approvata in Parlamento, e intende rivolgersi alla Corte Costituzionale e al Tribunale dei Diritti Umani di Strasburgo. Secondo l'Ordine degli Avvocati ungheresi, la riforma è un ulteriore passo dello smantellamento dello Stato di diritto in Ungheria. E in settimana si è svolta l'udienza della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in cui l'Italia è stata chiamata a rispondere dei respingimenti collettivi di migranti verso la Libia avvenuta nel 2009. Ne abbiamo parlato con l'avvocato Anton Giulio Lana, che è difensore dei cittadini stranieri che hanno fatto ricorso contro il governo italiano ed è anche componente del direttivo dell'Unione Forense per i Diritti Umani. L'intervista è di Milena Manicone. L'Italia è stata chiamata a rispondere davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sui respingimenti dei migranti verso la Libia avvenuti nel 2009. Hanno presentato ricorso contro il governo italiano 11 somali e 13 eritrei che, insieme ad altre centinaia di profughi, dopo essere stati intercettati a sud di Lampedusa, furono riportati a Tripoli dalle autorità italiane contro la loro volontà. 2 anni fa il caso suscitò l'interesse della comunità internazionale, dal momento che i migranti respinti in Libia rischiavano di subire maltrattamenti e torture nei centri di detenzione o di essere rimpatriati verso il paese d'origine senza poter chiedere asilo politico. Ha partecipato all'udienza della Grande Camera l'avvocato Anton Giulio Lana, difensore dei 24 migranti che hanno presentato ricorso alla Corte di Strasburgo. Quali sono le norme europee che l'Italia avrebbe violato mettendo in atto i respingimenti del 2009? Noi abbiamo sollevato la violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che vieta la tortura e il trattamento di umani degradanti. Abbiamo sollevato la violazione dell'articolo 13 della Convenzione, che prevede che gli Stati debbano mettere in condizione le vittime di lamentarsi dinanzi ad un giudice interno della violazione delle norme della Convenzione. E abbiamo infine lamentato la violazione dell'articolo 4, protocollo numero 4, che prevede il divieto di espulsioni collettive. Queste tre norme, a nostro avviso, sono state tutte e tre palesemente violate. La prima, l'articolo 3, perché respingendo queste persone in alto mare verso la Libia si sono esposti sicuramente, e la prova è che da testimonianze di nostri rappresentati ci hanno documentato e provato le vessazioni subite, le torture subite. Quindi violazione dell'articolo 3 è palesemente, verificata in questo caso. La violazione dell'articolo 13, cioè quella appunto della mancata possibilità per i ricorrenti di lamentare dinanzi a un giudice interno la violazione subita, nella specie queste persone sono state respinte senza poter essere in condizione di chiedere l'asilo, senza poter adire un giudice, senza poter lamentare davanti appunto a una autorità giudiziaria italiana le violazioni che stavano subendo, perché chiaramente il fatto di essere in maniera indiscriminata e senza essere identificati singolarmente, respinti, rimandati a casa come se fossero dei pacchi postali, rimandati in Libia come se fossero dei pacchi, ovviamente non gli ha consentito di far valere la propria posizione e il proprio status di rifugiato. E con questa notizia si conclude Justice TG Week, era l'ultima notizia, un saluto dalla redazione e arrivederci la prossima settimana.